Vieni, piccolo insetto, vieni, piccolino, nella mia casa luccicante e sicura. Vieni, questa è la tela del ragno. Io, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non mi fido per niente e credo di averne tutto il diritto. Opinione personale, ad ogni modo io non mi fido per niente. Ho avuto oggi la conferma di una notizia che sembrava passata così in sordina, abbastanza inquietante. Di cosa parlo? Un funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, su una conferenza stampa alla televisione Fox americana, questo dottore funzionario tale Michael Ryan, ha proposto, per evitare i contagi, il diffondersi del contagio di questo virus che secondo me è ultra sovradimensionato, ma questo è un altro discorso. Io non è che ci creda molto a questo virus, però rispetto ai punti di vista di tutti. Vabbè, a cosa ha proposto questo Michael Ryan nell'intervista alla Fox? Ha proposto di andare casa per casa a verificare chi è positivo a questo tampone Fetecchia, che secondo sempre il mio punto di vista, supportato ovviamente anche da molte dichiarazioni di scienziati, non serve a niente, nel senso che ha un margine di errore che varia dal 50 all'80%, quindi significa che potreste risultare positivi mentre invece non lo siete, anche perché non individua nulla di specifico, ma è a quanto pare individua se siete positivi a un coronavirus in generis, sul generis, cosa che probabilmente lo è il 90% di noi. Ma comunque, cosa propone questo Michael Ryan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Propone di andare casa per casa e praticamente fare un test persona per persona e quelle risultate positive di isolarle. Isolarle come? Prelevandole e allontanandole dal resto della famiglia. Uno dice, ma chissà che cosa, televisioni americane, sì, ma qua non succederà mai, figurarsi. In America ci hanno anche detto che c'è anche la FEMA, polizia speciale, no? Antisommossa, per gestire le emergenze. Hanno anche detto che hanno già preparato 3 milioni e 600 mila bare in plastica che contengono 6 corpi ciascuna e che hanno ordinato 200 ghigliottine, chissà per fare cosa, ma sono cose che si leggono. E invece oggi sul giornale di Sardegna si legge che la star della divulgazione scientifica, il nostro caro Roberto Burioni, io adesso non voglio dire delle cose sbagliate, quindi vado a leggere, saltando ovviamente, perché non posso leggere tutto l'articolo, perché sennò mi viene la barba, no? Sì, quella della Sardegna rispetto al quadro nazionale sembra una situazione fortunata, quindi l'idea di creare delle aree pilota circoscritte dove in prospettiva ridurre gradualmente le misure di contenimento e tracciare il contagio è realizzabile. E ancora, cosa dice Burioni? Cosa dice Burioni? Andiamo a vedere il virgolettato, perché non voglio riferire delle cose inesatte, non mi piace alimentare le fake e neanche il panico. Allora, continua, sempre leggo il virgolettato. Conosco i dati sardi sul contagio, sui ricoveri e sui decessi. E se sono esatti, come non ho alcuna ragione di dubitare, non vedo rischi
ad avviare al momento opportuno la nuova fase. Cagliari e Oristano potrebbero essere le aree più indicate per cominciare, ma tutta la Sardegna gode di una situazione favorevole, se non altro perché si tratta di un'isola. E che è Alcatraz. Andiamo avanti. Sui tempi di un'eventuale partenza di questa cosa sperimentale, ovviamente Burioni non si sbilancia, ma però cosa fa? Si allinea alle posizioni che sono ormai diffuse in questa comunità scientifica internazionale, Legacy OMS. Continua, non si può parlare di tempi, bisognerà valutare in base ai dati disponibili. La certezza per il prossimo futuro è che dovrà essere imposto l'uso delle mascherine a tutti e in tutte le situazioni. Quindi vedete, assolutismo per gradi. Questo l'ho aggiunto io. Ho perso il segno. Mentre l'ipotesi di distanziare anche i conviventi dipende dalla presenza in casa di una persona positiva. In quel caso è inevitabile. Una persona debole gli si gela il sangue. Non so se ci rendiamo conto. Non so se sono io che interpreto male la cosa, ma qua c'è odore di deportazione. C'è odore di deportazione, gente. Che cosa significa isolare una persona anche all'interno delle case? Strapparla alle famiglie? Portarla dove? Da un luogo dove ti trattano in maniera farmacologica, come vogliono, dicono loro, ordinano i protocolli e da qua e dal quale luogo non si farà più ritorno. Cos'è tutto questo tam tam? Cos'è tutta questa tutto questo, tutte queste cose che avvengono con questa sincronicità in tutto il mondo? Si parlava fino a 3 giorni fa di questo Michael Ryan dell'OMS in America, e guarda caso oggi, a distanza di 2 giorni, Burioni che ne parla, dice le stesse cose in definitiva. È un copia e incolla. Mentre la gente continua a girare con le museruole. Poi non si capisce, molti li si vede che ce l'hanno anche solamente sulla bocca, mentre sul col naso continuano a respirare all'esterno. Una cosa ridicola. Come personalmente io trovo ridicolo indossare una mascherina di quel tipo se il virus è nell'aria che respiriamo. Non è un pezzo di carta sicuramente quello che ci potrebbe salvare. Non si capisce la quarantena cosa serva, quanto debba durare. Chi stabilisce e con quali metodologie scientifiche, sicure, infallibili, che si passa da positivi a negativi. E anche rimanendo positivi, e anche potendo essere contagiosi, ma dove sta scritto che quando una persona viene contagiata debba per forza poi sviluppare una malattia polmonare letale? Anzi, secondo me potrebbe svilupparla, come non svilupparla, come diciamo così
si può prendere o non prendere il raffreddore, prendere o non prendere l'influenza, ma allora cosa cambia? 6 morti per influenza addirittura all'anno sono superiori a quelli dichiarati dall'Istituto Superiore della Sanità riguardo questo cavolo di virus. C'è dell'altro sotto, c'è dell'altro. Possiamo accettare tutto questo? Per gradi, qua, piano piano, stringono sempre di più la garrotta. Per questo a me viene in mente, sarà questa l'ultima Pasqua? L'ultima Pasqua, non intendo in compagnia del virus, ma mi domando se sarà l'ultima Pasqua per tutti noi.